Passiamo all'altra relazione che ce la descrive la dottoressa Alessandra Scaritano con l'ostetrica ai giovani, tra prevenzione e sessualità. Buonasera. L'ostetrica ai giovani, tra prevenzione e sessualità. In questo lavoro ho analizzato il ruolo che l'ostetrica ricopre durante la fase particolarmente problematica dell'adolescenza, il cui compito primario è quello di effettuare educazione sessuale e prevenzione, in modo da dimostrare come l'ostetrica non sia solo una figura limitata alla sala parto, bensì si occupa di tutta la vita della donna, dall'adolescenza fino alla senilità. Si vuole inoltre dare prova di come effettivamente l'ostetrica possa essere un ottimo tramite di informazione, una perfetta maestra per i giovani d'oggi, molto capaci nel fare ma poco nel conoscere effettivamente quello che fanno e aiutare a prevenire quelle che sono malattie o gravidanze desiderate. L'adolescenza può essere considerata oggi non più come una fase transitoria tra l'infanzia e la maturità dell'adulto, ma un periodo della vita in cui si hanno peculiari processi trasformativi che investono il soggetto nella sua globalità. La sfera emozionale affettiva riveste una notevole importanza nello sviluppo dell'individuo, soprattutto nelle fasi di vita della preadolescenza e dell'adolescenza, in cui il ragazzo e la ragazza cominciano a definire le proprie scelte personali e sociali. Il ruolo che l'educazione socio-affettiva e quella sessuale possono svolgere è quello di facilitare i ragazzi ad acquisire conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie degli altri. La conoscenza del corpo, soprattutto degli apparati sessuali maschili e femminili, è spesso oggetto di tabù e vergogna. Questo ha frequentemente come conseguenza un'ignoranza profonda che porta gli adolescenti e gli adolescenti a considerazioni sbagliate, scelte discutibili ed errori. La conoscenza dei meccanismi fisiologici del corpo umano, come per esempio il ciclo mestruale della donna, sarà fondamentale per far comprendere la maturità dello sviluppo sessuale, dei cambiamenti fisici a cui ognuno va incontro. L'ostetrica, conoscendo i vari elementi che costituiscono la sessualità, deve analizzarli con attenzione e formulare una corretta diagnosi, interfacciandosi con le diverse figure professionali sanitarie che devono interagire insieme. L'ostetrica, per quanto di sua competenza, partecipa agli interventi di educazione sanitaria e sessuale, sia nell'ambito della famiglia che nella comunità. Contribuisce alla realizzazione di programmi di salute delle donne in ambito sessuale e riproduttivo e dell'età evolutiva. Presta e assicura con ogni mezzo a sua disposizione sostegno di informazione sui temi della sessualità, della riproduzione e della contraccezione. Il ruolo dell'ostetrica quindi deve informare, educare, sostenere e fare proprio prevenzione. La prevenzione, che è l'insieme delle misure rivolte a evitare l'insorgenza delle malattie o quantomeno ad anticipare e impedire il progredire dello stato patologico. Quindi deve educare alla consapevolezza del corpo, educazione all'alimentazione e educare alla salute globale. Dunque l'intervento dell'ostetrica in tal senso è fondamentale, dovrebbe essere presente nelle scuole, nelle comunità, nelle famiglie e nei luoghi di lavoro. La prevenzione in ambito sessuale riguarda la contraccezione, l'esame pelvico, il tampone vaginale, pap test, vaccinazioni e l'accertamento clinico della mammella. La contraccezione. Una corretta informazione contraccettiva deve mirare alla procreazione responsabile affinché la donna non sia costretta a subire la gravidanza come un avvenimento da accettare passivamente. Si definisce contraccezione l'insieme dei metodi e dei mezzi temporanei e reversibili utilizzati per impedire la fecondazione e quindi la gravidanza. Qui abbiamo elencato alcuni dei metodi contraccettivi, quali metodi naturali,
contraccettivi di barriera e contraccettivi ormonali. Il compito dell'ostetrica è quindi quello di fornire informazioni sul ciclo mestruale, sul concepimento, sulla gravidanza, senza tralasciare i servizi d'emergenza, quindi la violenza sessuale, il rapporto occasionale e i rapporti non protetti. L'ostetrica deve illustrare ciascun metodo contraccettivo spiegando i vantaggi e gli svantaggi, quindi deve essere efficace, innocuo, a basso costo, reversibile e di gradimento. L'esame pelvico o visita ostetrica è un esame fisico di routine che viene effettuato per osservare e ricercare eventuali deformazioni, tumefazioni, ulcere, perdite ematiche, alterazioni cutanee, perdite anomale o per problemi urinari. Un esame pelvico può aiutare l'ostetrica a diagnosticare le possibili cause di questi sintomi e determinare se sono necessarie altre analisi o trattamenti diagnostici che richiedono l'intervento del medico specialista. L'ostetrica nel fare counseling consiglia alle ragazze sottoposte all'esame pelvico appena iniziano un'attività sessuale, in quanto risulta essere importante per diagnosticare precocemente i sintomi di malattie sessualmente trasmesse e quindi poi bisogna fare una serie di esami, quali l'ecografia, il tampone vaginale e il pap test, come abbiamo già detto. Il tampone vaginale è un esame diagnostico il cui scopo è quello di verificare l'eventuale presenza di microrganismi patogeni responsabili di processi infettivi vaginali e cervico-uterini. Il pap test è un esame di screening citologico sul vetrino, viene fatto dall'ostetrica permettendo di diagnosticare tempestivamente tumori o lesioni precancerose. L'HPV o papilloma virus. L'esecuzione del pap test è molto importante per diagnosticare tempestivamente la presenza di una delle malattie sessualmente trasmesse più diffuse, che è il papilloma virus, la cui maggiore incidenza si ha nelle donne tra i 20 e i 40 anni. I fattori di rischio primario dell'HPV includono un comportamento sessuale a rischio, inizio dell'attività sessuale in età adolescenziale, partner multiple. Il compito dell'ostetrica è quello di divulgare informazioni su quelli che sono le malattie di trasmissione sessuale e su quali sono i comportamenti da tenere per prevenirle. Quindi raccomanda l'uso del profilattico nel rapporto sessuale a curare il genere. Usare però il profilattico anche se si assume la pillola anticoncezionale. Ancora il compito dell'ostetrica è quello di informare i giovani donne che è importante sottoporsi alla vaccinazione contro l'infezione dell'HPV già a partire dall'età preadolescenziale. Attualmente in Italia il vaccino è raccomandato per tutte le ragazze nel corso del 12° anno di età. Può essere somministrato già a partire dai 9 anni fino ai 45 anni. In Italia sono disponibili due diversi vaccini contro l'infezione di HPV, uno bivalente che viene somministrato solo alle femmine e uno tetravalente che può essere somministrato a maschi e femmine. Inoltre nel suo ruolo di counselor l'ostetrica informa le giovani donne che è importante sottoporsi anche alla vaccinazione contro la rosolia e la varicella, malattie causate da virus che se contratte durante le prime settimane di gravidanza possono causare gravi malformazioni. A tal proposito l'ostetrica inoltre ricorda che è opportuno iniziare l'assunzione di acido folico già a partire dall'età adolescenziale. Esame clinico della mammella. L'autopalpazione è un esame che ogni donna può effettuare comodamente a casa propria, permette di conoscere profondamente l'aspetto e la struttura normale del seno e quindi poter cogliere precocemente qualsiasi cambiamento. Quindi va fatta un'accurata osservazione per vedere se vi sono eventualmente le mutazioni della forma del seno del capezzolo o un'ispezione che ci permette di evidenziare la presenza di piccoli noduli o cambiamenti della pelle e perdita di liquido dai capezzoli. Compito dell'ostetrica in questo caso è quello di divulgare informazioni su come eseguire l'autopalpazione al seno. È bene ricordare che oltre agli ormoni anche l'età, il peso corporeo, la familiarità e l'uso di contraccettivi orali influenzano la struttura del seno creando dei falsi allarmi.
Concludo dicendo che lo stage vanta nel suo training oltre una buona preparazione teorica e pratica, competenze ed esperienze tecniche ed umane che la rendono candidata ideale nel coinvolgere e raggiungere un pubblico di giovani e a far capire loro la rilevanza della tematica trattata per la loro vita. Grazie. Relazione, volevo sapere se in aula ci sono delle domande, gli argomenti che abbiamo già trattato, perché siamo qua, noi vi diamo le informazioni, se voi avete qualche dubbio, noi siamo qua per dare le giuste risposte. Ditemi voi se passiamo all'altro o ci sono delle domande, o li volete poi esporre dopo alla fine delle relazioni, come volete che facciamo. Andiamo avanti. L'altra relazione riguarda l'ostetrica e l'ambulatorio della cadenza fisiologica. Ce la presenterà la collega Vanessa Coppa. Buonasera a tutti, andiamo a vedere qual è il ruolo dell'ostetrica all'interno di un ambulatorio di cadenza. Alla domanda chi è l'ostetrica, tutti rispondiamo il professionista sanitario che fa nascere i bambini. In realtà l'ostetrica è un professionista completo, capace di affrontare e risolvere problemi assistenziali, capace di decidere, scegliere, di porre diagnosi, di gestire l'autonomia con propria responsabilità, gravidanza e parti fisiologici. È quel professionista che si riconosce ed è riconoscibile per i risultati che raggiunge da solo o con gli altri. L'attività dell'ostetrica è un'attività autonoma, attività interdipendente, attività indipendente. L'ostetrica è la figura professionale più indicata all'applicazione del profilo assistenziale della gravidanza a basso rischio. Nei casi di un'assistenza addizionale o specializzata, l'ostetrica deve richiedere la consulenza del ginecologo. Le doti essenziali per acquisire una maggiore autonomia ostetrica sono una buona conoscenza della fisiologia da parte dell'ostetrica. Questo dà maggiore fiducia alla donna senza richiedere intervento medico o minimizzarlo. Una maggiore conoscenza della letteratura scientifica per supportare la pratica clinica e giustificare le scelte assistenziali. L'atteggiamento proattivo, che significa avere un atteggiamento positivo e cercare di apportare dei cambiamenti per migliorare i servizi offerti dalle donne e alle famiglie. La gravidanza, ricordiamoci che è una condizione di salute e non di malattia. L'ostetrica è il professionista per la salute della donna, del bambino, della famiglia e della collettività. Come sottolinea il Ministero della Salute, nella stragrande maggioranza dei casi la gravidanza è un evento fisiologico che in quanto tale non richiede necessariamente interferenze mediche. Il ruolo dell'ostetrica è finalmente di sorveglianza, finalizzato a verificare che l'evoluzione del processo si mantenga nell'ambito della fisiologia. L'ostetrica è il principale punto di riferimento per la donna in dolce attesa, quella figura che più di ogni altra aiuta a comprendere i meccanismi della gravidanza. Succede spesso che una donna, soprattutto alla prima esperienza, alla prima gravidanza, venga assalita da paure e ansie spesso ingiustificate. Bene, l'ostetrica ha il compito di rassicurarla e accompagnarla nella meravigliosa avventura della gravidanza, non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista emozionale. Nel corso dei 9 mesi, l'ostetrica offrirà un supporto professionale, competente e attento al rispetto della fisiologia. È possibile trovare un ambulatorio ostetrico della gravidanza fisiologica presso consultori, ospedali, le strutture private o presso le ostetriche libero professioniste. Nasce così il percorso Nascita, che è un programma del consultorio familiare pubblico in stretta integrazione con i reparti di ostetricia e ginecologia degli ospedali. Il percorso Nascita è quella strada che una donna o coppia inizia a percorrere nel momento in cui comincia a progettare una gravidanza. Garantisce assistenza ma anche sostegno e ascolto alla donna e alla coppia. Che cosa offre? Il primo colloquio e i controlli successivi effettuati dall'ostetrica durante il decorso della gravidanza per verificare il benessere materno e fetale, fornire informazioni utili sull'igiene,
insieme sulla gestazione, sulla sessualità e gravidanza, legislazione a tutela della gravidanza, si fa diagnosi prenatale, vengono effettuati i corsi di preparazione al parto e la modalità dell'assistenza al parto, compreso quello al domicilio. Programmare controlli previsti dal protocollo di assistenza alla gravidanza fisiologica e le eventuali consulenze con lo specialista. L'ostetrica accompagna la donna con visite mensili, attenendosi a protocolli ministeriali, prescrive esami ed ecografie, risponde ai dubbi legati alla gravidanza e al parto, informa e sostiene la madre nelle eventuali difficoltà legate all'allattamento al seno. L'accoglienza è presa in carico consegnando il diario della gravidanza se viene seguita dal consultorio. Il diario della gravidanza contiene tutte le informazioni utili per assicurare una gravidanza appropriata nel pieno rispetto della legge sulla privacy. Il percorso di presa in carico della gravidanza da parte dell'ostetrica è rivolto alle donne che abbiano una gravidanza diagnosticata come gravidanza a basso rischio. L'assistenza alla gravidanza a basso rischio da parte dell'ostetrica si svolge nel lavoro di KIP in un modello organizzativo che garantisca la collaborazione tra le diverse professionalità coinvolte nella nascita e in cui sono definiti i ruoli assunti da parte del professionista dell'equipe stessa. L'assistenza alla gravidanza a basso rischio da parte dell'ostetrica richiede valutazioni periodiche programmate sulla base del protocollo predefinito, validato a livello aziendale e provinciale. Gli accertamenti previsti sono quelli contenuti nella normativa vigente per l'accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica supplementare per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità per la gravidanza fisiologica. L'ambulatorio della gravidanza fisiologica ha lo scopo di accompagnare e assistere la donna durante 9 mesi di endogestazione. L'ostetrica competente e abilitata all'assistenza del gestante ha un ruolo funzionale e facilitante per la promozione dell'empowerment della triade madre, padre e bambino, senza però perdere di vista l'importanza della sorveglianza del benessere materno-fetale e della tempestività nell'individuazione dell'insorgenza di eventuali complicanze. L'ostetrica per porre diagnosi di gravidanza si avvale di segni di presunzione, segni di probabilità e segni di certezza. Tra i segni di presunzione abbiamo i fenomeni simpatici quali nausea e vomito, aumento di volume sull'addome, ipercromia cutanea e smagliature. Segni di probabilità quali la menorrea, le modificazioni delle mammelle, modificazione dell'utero, congestione della mucosa genitale. Segni di certezza, visualizzazione ecografica della camera gestazionale, rilevazione del battito cardiaco fetale, percezione obiettiva dei movimenti attivi fetali, positività alle prove immunologiche, riscontro evacuatorio di parte del corpo fetale. Che cosa offre l'ostetrica che segue la gravidanza? Offre un'assistenza professionale per tutta la durata della gravidanza. Offre informazioni, raccomandazioni sugli esami da eseguire e sugli interventi assistenziali, prescrive gli esami necessari rispetto per il processo della nascita come evento straordinario. L'esperienza di ogni donna è unica. L'ostetrica effettua un esame clinico obiettivo generale, l'esame del seno, l'esame ostetrico, l'esplorazione vaginale, pap test e tampone vaginale. All'interno dell'ambulatorio di gravidanza sono previsti incontri ogni 4 settimane circa. Entro la 7ª settimana abbiamo un incontro con l'ostetrica, la conoscenza e la raccolta dati per effettuare l'anamnesi. Entro l'11ª settimana il peso, il tampone vaginale, il pap test, visita e prima ecografia. Alla 15ª settimana visita di controllo con l'ostetrica. Alla 20ª settimana visita di controllo, ecografia morfologica, misurazione sintetica, circonferenza addominale. Alla 25ª settimana visita di controllo con l'ostetrica. Alla 30ª-32ª settimana visita di controllo con la ginecologa, ecografia del nascimento. Alla 34ª-36ª settimana visita di controllo con l'ostetrica, tampone vaginale. Dopodiché la gravida viene inviata all'ambulatorio di gravidanza fisiologica del primo e del secondo livello a scelta della donna. Accertamenti e interventi devono essere preceduti da un'accurata anamnesi attraverso cui raccogliere informazioni su tutti gli elementi di salute rilevanti nella
dando particolare attenzione ad esiti verificati in queste e nelle eventuali precedenti gravidanze. Alla donna deve essere offerta, all'inizio della relazione con lo sterile e l'assiste, l'opportunità di raccontare la propria storia senza interruzioni frequenti e contestualmente la donna deve ricevere manifestazioni di interesse e di incoraggiamento. Solo così, solo in una condizione di tranquillità, le donne potranno fornire informazioni complete, quindi mettere quanto più possibile la donna a proprio agio contribuisce in modo sostanziale all'ottenimento di un'analisi adeguata. Un'analisi informativa è più che un elenco ordinario dei sintomi attraverso l'ascolto delle donne e notando il modo in cui esse descrivono i loro sintomi, le professioniste e i professionisti possono acquisire una conoscenza diretta degli eventuali problemi. Anche la storia sociale fornisce importanti conoscenze sulla salute e sui rischi della donna. L'atto stesso di raccogliere la cannabis offre la possibilità di stabilire o rafforzare il legame economico che costituisce la base ideale per il rapporto donna-professionista. Le donne accedono in ospedale al laboratorio della gravidanza fisiologica al termine, organizzato e gestito da ostetriche, a epoca gestazionale non superiore alle 38 settimane. Il consultorio familiare provvede direttamente alla prenotazione del primo accesso in ospedale. È molto importante una corretta alimentazione in gravidanza, andiamo a vedere perché. Bisogna innanzitutto fare pasti piccoli e frequenti, evitando lunghi periodi di digiuno durante la giornata. Bisogna mangiare lentamente, così da evitare l'ingestione di aria che può dare un senso di gonfiore addominale, e è importante distribuire cibi più calorici al mattino e a pranzo. Quanto mangiare? Anche se i bisogni nutritivi diventano pubblici, l'alimentazione della gestante non dovrebbe differire molto da quella seguita normalmente, tranne che nel prestare una maggiore attenzione alla qualità dei cibi assunti. Bisognerà inoltre evitare il cosiddetto mangiare per due. I sì e no dell'alimentazione. Sì a una dieta variata e appetitosa, no alle restrizioni dietetiche, sì ad abbondanti razioni di verdura, pesce e frutta, no all'eccessiva assunzione di grassi e farinacei, no al cibo poco cotto e lavato con polvere. Limitare il consumo di pasta bollita con sughi ricchi e pesanti, limitare il consumo di pizza, limitarlo soltanto una volta a settimana perché ipercalorica, ricca di sale e indigesta. Limitare il consumo di dolci e pasticceria industriale, ricchi di grassi saturi e zuccheri semplici. Consumare preferibilmente invece dolci fatti in casa, magari riducendo la quantità di zucchero presente nell'impasto. Evitare il cioccolato e come la masticare di caramelle. Da limitare l'assunzione di alcol a causa di malformazioni congenite e di basso peso alla nascita. Consumare poco sale o cibi che ne siano ricchi, come cibi di scatola, minestre in busta e preparati per brodo. Preferire il sale lato. Modelli di cure centrati sulle donne e gestiti dall'ostetrica hanno dimostrato di generare maggiori benefici di salute materno-neonatale e maggior risparmio economico rispetto ai modelli di cura medicalizzati. Concludo con una frase di Aristotele che sottolineava che il compito dell'ostetrica è delicatissimo. La bravura dell'ostetrica non consiste solo nel provvedere e rimuovere sollecitamente gli ostacoli, ma nel prevenire che gli ostacoli risolvano. Sono partenza per la splendida relazione che ci ha spiegato e ci ha illustrato. Comunque ora andremo a vedere, una volta che la donna ha partorito, quindi è arrivata al secondo livello, all'ospedale, seguita prima al consultorio, arriva all'ospedale, partorisce, ritorna a casa. Ritornando a casa ecco che si ritrova la donna con sto pallottino, quindi non sa che cosa fare. Allora glielo diciamo noi subito, andare al consultorio, prendere contatto con l'ostetrica e andremo a vedere come la collega Anna Magnanaro ci spiegherà proprio l'ostetrica e il puerperio. Buonasera a tutti, io sono una delle tre ostetriche che lavoro presso il consultorio di Melito dopo la chiusura del nostro amatissimo punto nascita. E l'argomento che vado a relazionare, come appunto diceva Paola, è il puerperio. Allora, chi già ha partorito sa che cos'è il puerperio, invece chi è alla sua prima esperienza è poco informata su tutto
tutto ciò che avviene subito dopo il parto e anche a livello fisiologico. Comunque il puerpero comprende l'arco di tempo della durata di 6-8 settimane che intercorre tra il postpartum, che sono le 2 ore dopo il parto, e il ritorno dell'organismo della donna alle condizioni preesistenti alla gravidanza. Questo periodo deve essere messo al centro dell'attenzione sia dal punto di vista preventivo che dal punto di vista psicologico. Infatti la puerpera, oltre alle modificazioni biofisiche alle quali deve far fronte, è esposta a un notevole stress psicoemotivo, poiché deve adattare questa nuova condizione al rapporto con se stessa, con il suo partner, con il suo bambino e con altri figli e con la famiglia in generale. La frequente carenza dovuta alla puerpera al momento del rientro a domicilio suggerisce un maggiore impegno al consultorio familiare e negli ambulatori territoriali nell'aiuto a risolvere i problemi della puerpera e del neonato. Tale esigenza ha assunto particolare rilevanza a seguito dell'incremento numerico delle dimissioni ospedaliere precoci. Per tali motivi è stata attivata su tutto il nostro territorio italiano un'offerta di assistenza ostetrica a domicilio almeno entro la prima settimana dalla dimissione e entro 2-3 mesi dal parto, tenendo in considerazione l'esigenza di tutela della salute fisica e psichica di madre e neonato e delle esigenze relazionali ed organizzative del nucleo familiare. Il contributo del consultorio familiare durante i corsi di preparazione al parto, in occasione del contatto domiciliare dopo la dimissione precoce e della successiva offerta attiva di servizi a livello consultoriale, è di notevole importanza nella formazione e nel supporto diretto alla madre. Il periodo puerperale necessita pertanto non solo di una sorveglianza clinica, ma anche di un carico volto a sostenere, guidare, accompagnare, consolidare, promuovere e incoraggiare il ruolo genitoriale e l'attaccamento con il proprio bambino. Per questi motivi, in diversi punti nascita è stata modificata l'organizzazione dell'assistenza per favorire un appropriato legame e attaccamento madre-figlio, come ad esempio il roaming, che è un modello assistenziale riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'UNICEF, che ha il vantaggio di facilitare il processo di attaccamento madre-figlio per consentire una maggiore conoscenza del proprio figlio, promuovere l'allattamento al seno, prevenire le infezioni ospedaliere e la depressione postpartum. L'accertamento dello stato di salute della puerpera comporta la rilevazione di una serie di dati attraverso i quali l'ostetrica può identificare una serie di problemi o bisogni. Deve valutare le condizioni generali e locali della donna, compresi i parametri vitali, la storia ostetrica, la storia del parto, lo stato di salute del bambino e valutazione degli esami anatomici. L'assistenza ostetrica si pone come obiettivi i bisogni della sfera fisica della puerpera, come vigilare sullo stato di salute globale della donna, favorire e assistere il recupero delle condizioni fisiche generali e locali, come l'involuzione uterina, la lubricazione e la cicatrizzazione, e deve garantire l'igiene intima personale e la cura delle suture perineali o laparatomiche. Inoltre deve fare assistenza anche ai bisogni fisici del neonato, deve sostenere l'allattamento al seno, deve fornire le cure al neonato come il bagnetto, cura della cicatrice ombelicale e l'abbigliamento, deve garantire il nutrimento del neonato, deve fornire informazioni sui vantaggi e benefici del massaggio infantile. I bisogni della sfera psiche, emotiva e sociale della donna coppia deve fornire consulenza sulla ripresa dell'attività sessuale in puerperio e sulla contraccezione,
favorisce il legame madre-bambino nella triade, fornisce un'adeguata consulenza sullo stile di vita, compresa attività fisica e l'educazione del perineo. Fornisce informazioni sulle normative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, fornisce informazioni sui servizi sociosanitari, con attività consultoriale, ambulatoriale e assistenza a domicilio. Cura del perineo e riabilitazione del pavimento pelvico. Il perineo, pavimento pelvico, è un insieme di muscoli deputati al controllo e al corretto funzionamento della vescica, intestino e sessualità. In particolar modo, il corretto funzionamento di tali muscoli viene messo a dura prova durante la gravidanza e il parto. Infatti, subito dopo il parto, i muscoli tendono a indebolirsi e rilassarsi, dando origine a disturbi e disagi, come la perdita d'urina. La vescica può diventare iperattiva, poi ci può essere la perdita di aria o feci, un prolasso genitale, anche una disfunzione sessuale. Rientra tra le competenze dell'ostetrica la prevenzione e l'educazione alla salute, nella cura e riabilitazione del pavimento pelvico. In particolar modo nel postpartum, l'ostetrica mira al controllo di tutte le donne a 40 giorni dal parto, per la prevenzione e la cura di eventuali disfunzioni e il trattamento di donne con esiti a distanza di trauma perineale da parto. L'ostetrica insegna inoltre a riconoscere il proprio muscolo e tonificarlo, impara a migliorare il riflesso di chiusura perineale durante uno sforzo, durante un colpo di tosse, uno starnuto o durante un sollevamento pesi. Migliora la continenza all'unzione, bisogna inoltre aiuta a diminuire il dolore pelvico e migliorare la sensibilità durante il rapporto sessuale. Per fare tutto ciò l'ostetrica consultoriale o ambulatoriale tiene dei corsi specifici che consistono nell'aiutare la donna a tonificare, rinforzare i muscoli del perineo, migliorando lo stato di salute e benessere generale. Il corso dovrebbe avere una durata di almeno 3 mesi, con una cadenza di 1 o 2 volte a settimana e una durata a seduta di 30-40 minuti. Gli esercizi consistono nel contrarre e rilassare i muscoli del pavimento pelvico, al fine di facilitare la presa di coscienza e di rinforzare il sistema di sostegno degli organi pelvici. Per quanto riguarda il puerperio, riguarda anche l'allattamento. Da varie indagini condotte dall'Istituto Superiore di Sanità è stato dimostrato che circa il 95% delle mamme ha il desiderio di allattare al seno, ma non tutte riescono a soddisfare tale desiderio e soprattutto soltanto in poche proseguono a lungo tempo e in particolare fino al 6° mese con l'allattamento esclusivo. Tali difficoltà possono essere superati con un buon sostegno ostetrico e il contatto precoce del neonato al seno materno e il dominic. L'allattamento è un processo interattivo regolato da 2 sistemi, il sistema mamma e il sistema bambino. La madre attraverso un controllo ormonale centrale, la prolattina e l'ossitocina, e il bambino attraverso un controllo periferico, influenzano la qualità, la quantità del latte prodotto e la sua durata. Affinché l'allattamento si stabilizzi, occorrono dalle 6 alle 8 settimane dal parto, periodo durante il quale il seno impara a produrre la quantità di latte necessaria al piccolo per ogni impasto, creando così equilibrio tra produzione di latte materna e necessità del bambino. L'ostetrica inoltre illustra quali sono i vantaggi dell'allattamento al seno a carico della madre e del bambino. Piacere della donna nutrice nel dare il proprio latte al suo bambino, è sempre pronto per essere servito, può essere dato a qualsiasi ora della giornata e della notte ed è sempre alla temperatura ideale. Sembra essere un fattore di protezione contro il cancro al seno e il tumore all'ovaio e favorisce una protezione contro l'osteoporosi e la rottura del femore.
I vantaggi del latte materno sono da considerare non soltanto un nutrimento per il bambino, ma anche una sostanza curativa. Protegge dalle infezioni, riduce le malattie respiratorie, riduce i rischi della morte in culla, si ha una riduzione degli otiti e ha un maggiore sviluppo neurologico. L'ostetrica inoltre informa le donne sulle tecniche di allattamento al seno, indica alle donne come allattare e come mantenere la secrezione lattea anche nel caso di separazione dal neonato. Facilita la posizione confortevole della madre, vigila sul corretto trattamento del neonato, incoraggia l'allattamento a richiesta e educa la donna alla tecnica della spremitura. Aiuta i genitori a interpretare il pianto e i bisogni del bambino. Vigila sull'allattamento in caso di anomalie dei capezzoli e della ghiandola mammaria. Insegna alla donna come poter conservare il latte materno. Per quanto riguarda il counseling sessuologico, eventuali traumi o modificazioni dei genitali possono essere fonte di preoccupazione nel riprendere i rapporti sessuali. Quindi l'ostetrica in questo caso ha il compito di preparare la coppia alla ripresa dei rapporti sessuali, fornendo le adeguate informazioni rispetto al momento opportuno per riprendere l'attività e i suoi comportamenti per evitare o ridurre il dolore pelvico. Il counseling sessuologico include anche la contraccezione postpartum. L'allattamento materno esclusivo rappresenta un contraccettivo temporaneo e fornisce una protezione del 100% durante i primi 6 mesi dopo il parto, ma se la donna vuole essere ulteriormente rassicurata, l'ostetrica può proporre l'uso dei preservativi o del coito interrotto e solo dopo 3 settimane dal parto l'uso di progestinici o la minipillola o la IUD e dopo 6 o più settimane dal parto di estroprogestinici. Per quanto riguarda l'assistenza al neonato, l'andamento e il benessere del neonato sono favoriti dalla vicinanza con la madre e l'ambiente favorevole e da un intervento assistenziale focalizzato sulla conferma alla madre delle sue competenze naturali, di accudimento e sul rinforzo e sulla promozione della relazione madre e bambino. L'ostetrica del consultorio effettua una visita a domicilio entro le 48 ore dalla dimissione per controllare il neonato e sostenere l'allattamento. La valutazione dell'aspetto generale del neonato, come la vitalità, l'attività motoria, la postura, il ritmo, sonno meglio e l'alimentazione. Informa anche l'ostetrica sul calendario delle vaccinazioni obbligatorie in Italia e sull'importanza che essi hanno. Per quanto riguarda il massaggio infantile, al momento della nascita il neonato entra in contatto improvviso con l'ambiente esterno, sconosciuto e incerto, avverte nuove e spaventose sensazioni che possono creare uno stato d'angoscia e di smarrimento. Il massaggio produce molti benefici, alcuni dei quali hanno degli effetti immediati. Il piccolo sarà sicuramente più sereno e tranquillo, avrà meno difficoltà ad addormentarsi e quasi sicuramente dormirà più a lungo. Il massaggio neonatale può servire inoltre per stabilire l'equilibrio emozionale con la mamma e per aiutare il piccolo a superare eventuali traumi affettivi. Aiuta a migliorare la circolazione sanguigna e linfatica, favorisce l'idratazione cutanea, è utile per prevenire anche e a risolvere problemi come stitichezza, diarrea, coliche gassose, insonnia e irritabilità. L'ostetrica è una facilitatrice della relazione, sa riconoscere ogni genitore come esperto del proprio bambino e lo sostiene con sensibilità affinché possa individuare dall'osservazione e dall'ascolto del proprio figlio il modo unico di comunicare tra loro. Attraverso l'insegnamento delle tecniche di massaggio rinforza la relazione genitori-figli affinando un'attitudine molto importante che è quella di comunicare in modo profondo con il proprio bambino.
Concludo dicendo che non ci potrà mai essere nessuna macchina innovativa, nessuno strumento, qualsiasi miracolo della scienza che possa essere in grado di sostituire un'ostetrica. Ringraziamo Anna veramente perché ha espresso in maniera completa quella che è l'assistenza al puerpero. E un'altra tematica importante che a tutt'oggi ci sta portando veramente a disorientare quella che è la famiglia sono le vaccinazioni. Le vaccinazioni che comunque oggi come oggi sono è una tematica importante e è un po' discussa. Ce l'ha evidenziato in maniera eccellente la dottoressa Veronica Vanini. Buonasera. E quindi ci parlerà proprio del cancer a livello vaccinale. Vaccinazione e cancer intraostetrico. L'ostetrica, in quanto promotrice della salute della famiglia e del bambino, si occupa anche dell'ambulatorio della vaccinazione. Per counseling, perché ovviamente abbiamo anche la definizione di counseling, ha lo scopo di attivare le risorse della persona per affrontare in maniera autonoma e consapevole problemi o cambiamenti dove l'ostetrica nell'ambito vaccinale è importante per i genitori in quanto fornisce delle corrette informazioni togliendo ansie e preoccupazioni che potrebbero nascere durante i primi appuntamenti con le vaccinazioni. Ma prima di parlare di vaccinazione dobbiamo andare a definire cos'è un vaccino. E un vaccino è un modo per insegnare al nostro corpo a creare una difesa immunitaria verso una specifica malattia. Attraverso il vaccino il corpo viene stimolato a proteggerci dall'attacco di uno specifico virus, batterio o tossina, eliminando così, lo eliminiamo prima che possa creare danni. Come funziona il vaccino? Il vaccino contiene una piccola quantità uccisa o inattivata dell'agente patogeno, che possa essere, come abbiamo detto prima, virus, batterio o tossina di una determinata malattia. Quando questo viene introdotto nel corpo, attiva i nostri anticorpi, che, combattendo l'agente, impareranno a sconfiggerlo. Quando lo stesso microorganismo si ripresenterà, i nostri anticorpi lo riconosceranno e ricorderanno come innescare i meccanismi di difesa. I vaccini, quindi, sono uno strumento più efficace e conveniente per prevenire le malattie infettive che rappresentano ancora oggi uno dei rischi più gravi per la salute umana. Stimolando una risposta immunitaria attiva, sono in grado di proteggere in modo duraturo e nel tempo ed efficace la persona vaccinata dall'infezione o dalle sue complicazioni. Alcune malattie infettive presentano una caratteristica di poter essere prevenuto. Uno degli interventi più efficaci e sicuri in sanità pubblica per la loro prevenzione primaria è rappresentata proprio dalla vaccinazione. Io vi ho voluto mettere proprio questa slide, questa foto, che è pure simpatica. A dei pallini rossi, morbido, parotite, rosolia, con il vaccino vanno via. Ma cosa pensi delle vaccinazioni? Secondo te dovremmo vaccinare il nostro bambino oppure non vaccinarlo? Queste sono solo alcune delle domande che i genitori ripongono all'ostetrica durante gli incontri di preparazione alla nascita e nel primo anno di vita dei loro bambini. Esistono molte ragioni, possiamo rispondere, per cui è importante vaccinare i bambini. Innanzitutto, grazie alle vaccinazioni è possibile proteggere questa popolazione particolarmente fragile da infezioni gravi o che in alcuni casi possono avere gravi complicanze. Le vaccinazioni consentono di prevenire la comparsa di infezioni che, se contratte in età adulta, possono causare serie conseguenze. E inoltre, grazie alle vaccinazioni dell'infanzia, è possibile produrre un vantaggio sociale, cioè la progressiva eliminazione delle malattie che sono oggetto di vaccinazione. Vaccinare il proprio bambino significa proteggere non soltanto lui, ma anche tutti gli altri bambini, anche quelli che non possono essere vaccinati o non lo sono ancora stati. Grazie alle vaccinazioni, alcune malattie come la poliomielite, la difterite o il tetano sono state eliminate e diventate rare nel nostro paese. Però è importante continuare a vaccinarsi contro queste malattie perché, non essendo state eradicate in modo, diciamo, mondiale, in modo del tutto, potrebbero ripresentarsi.
e regolamentare l'accordo tra le regioni e lo Stato, che prima di autorizzarne l'applicazione effettua dei controlli su una loro efficacia e sicurezza. Nel nostro paese, l'Italia, i bambini possono essere vaccinati a partire da 60 giorni di vita, cioè da 2 mesi e 1 giorno. Le somministrazioni vengono divise in più dosi da rilasciare di solito dopo 3, 5 e 11 mesi di vita. Negli anni a seguire si fanno i richiami che servono per assicurare il rinnovo della copertura contro il virus. La tempistica e l'elenco delle vaccinazioni offerte attivamente e gratuitamente dal nostro Servizio Sanitario Nazionale sono contenuti nel calendario vaccinale. Per calendario vaccinale si intende la successione cronologica su cui vanno effettuate le vaccinazioni. Il calendario costituisce un'utile guida per gli operatori sanitari dei servizi vaccinali e per i genitori, e inoltre con tutte quelle che sono, diciamo, tutte quelle vaccinazioni che sono comprese in questo calendario sono tutte gratuite. Anche il calendario vaccinale per la vita della Regione Calabria prevede la somministrazione dei precedenti vaccini. Diciamo che in Italia vi sono 2 tipi di vaccini, quelli obbligatori e quelli raccomandati. Le obbligatorie rientrano la poliomielite, la difterite, il tetano e l'epatite B. Per quanto riguarda quelle raccomandate, abbiamo pertosse, Haemophilus influenza, morbillo, rosolia, parotite, meningococco C, pneumococco, influenza e recentissimo papilloma virus. I vaccini sono prodotti efficaci e sicuri che, come tutti i farmaci, devono seguire un rigoroso iter di valutazione prima di essere messi ovviamente in commercio. Studi scientifici ne valutano l'efficacia e gli eventuali rischi. Una volta resi disponibili, poi, sono oggetto di un'attenta sorveglianza degli effetti collaterali. Ma se noi vogliamo fare questi vaccini, noi genitori, dove dobbiamo andare? Le mamme e papà che devono vaccinare i propri figli si possono rivolgere agli appositi centri di qualsiasi ASL presente sul territorio nazionale. Non serve usufruire dell'ASL di appartenenza, ma si può andare dove si vuole. E poi si possono rivolgere anche ai consultori, dove troverete proprio lì l'ostetrica, e ai centri ospedalieri. Anche lì troverete l'ostetrica. Cosa succede però se un genitore non vaccina il proprio figlio? Il rifiuto dei genitori di far vaccinare i propri figli ha come conseguenza. Allora, innanzitutto vengono convocati presso l'ASL di competenza per un colloquio. Periodicamente verranno richiamati per sollecitare le vaccinazioni. A compimento, se questo non avviene, comunque decide il genitore di non vaccinare comunque il bambino, a compimento del 18° anno di età, il ragazzo non vaccinato verrà inviato ad attuare di sua spontanea volontà le misure di prevenzione. In caso di epidemia o di contagio, però, il giudice può procedere penalmente nei confronti di chi si è astenuto dal vaccino. Ma un percorso vaccinale efficiente ed efficace è possibile solo attraverso una corretta informazione e comunicazione basata sul rapporto di fiducia. Per questo risulta molto rilevante la figura dell'ostetrica, in quanto professionista più vicino alla donna e alla famiglia. L'informazione dell'ostetrica durante questi incontri può essere può dare informazioni sia per quanto riguarda il vaccino, la metodica come viene somministrato, i tipi di vaccini, quindi può dare informazioni sia nel momento vaccinale, quindi nel momento in cui si va a procedere con il vaccino, ma si possono anche dare informazioni, quindi pre-vaccinale e post-vaccinale sulle conseguenze che potrebbe portare questo vaccino. Anche quando c'è una minima reazione che può avere il vaccino stesso. L'ostetrica può offrire informazioni e proporre fonti informative accreditate, può aiutare i genitori a individuare le proprie alternative, discutere insieme quali passi intraprendere e offrire occasioni di confronto con gli altri genitori. Concludo questa relazione con delle immagini, una slide un po' simpatica. C'è un bambino che guarda i genitori che hanno preso il morbillo e allora pensa, forse è meglio vaccinarsi che ammalarsi. Tutto qui. Arrivederci. La collega è stata chiara, quindi è sempre bene vaccinare i bambini.
è normale che se noi abbiamo internet ne troveremo di tutto là dentro, il discorso anche che chi va in Cina può andare incontro a un bambino può diventare autistico e quant'altro. Dovete capire che per vaccinare un bambino non è che io vado oggi dal pediatra e poi lo vaccino dopo 8 giorni. Quando si va a vaccinare il bambino io devo passare dal pediatra e subito andare all'ufficio vaccinazione. Non devo vedere il bambino e farlo visitare il giorno prima, 2 giorni prima, perché i bambini, come lo sapete, possono incubare malattie. Quindi il bambino, come tutte le persone che devono essere sottoposte alla vaccinazione, la visita deve essere fatta prima, ma prima in tempi brevi. Come quando l'anno scorso abbiamo avuto tutte quelle mortalità di persone un po' nell'età, hanno fatto il vaccino anti-influenzale e quindi gli hanno dato la colpa al vaccino. Chi ha controllato quelle persone anziane? Sicuramente il medico di base può darsi che c'è andato, come può darsi che no. Quindi è normale che una persona anziana comunque porta sempre le sue patologie. Quindi va sempre visitato l'individuo e poi fatto il vaccino, perché è la cosa più giusta che si può fare. Ora concludiamo con un altro argomento. L'argomento riguarda l'età più matura, l'età più adulta, quando la donna va a cambiare proprio il suo percorso, percorso più maturativo che è la menopausa. E così concludiamo con tutti gli argomenti. Li abbiamo stasera, li abbiamo spiegati in maniera di frana, insomma, spero che abbiamo dato qualche cosa, abbiamo cercato di darlo proprio e di spiegarlo in maniera proprio povera, proprio per colpire proprio la mente vostra. Quindi la collega Domenica Morabito andrà proprio a spiegarci quello che è il cambio di menopausa. Buonasera a tutti, grazie per essere presente. Un ringraziamento alla Presidente Paola che ha voluto fortemente che questa giornata si realizzasse proprio in una giornata memorabile, la festa della mamma. E tutti dobbiamo dire grazie proprio alla nostra mamma che ha scelto di portarci la vita, e anche noi ostetriche che siamo per la vita. Poi ringrazio anche le mie colleghe che con sinergia abbiamo lavorato tutti insieme per realizzare questa giornata nell'area cretarica. E spero che in futuro ci saranno altre giornate affinché le donne vengano sensibilizzate. Tratto l'ostetrica, transing e menopausa. La donna, le fasi della vita della donna inizia dall'infanzia, adolescenza e età fertile, e il periodo del climaterio, un periodo che raccoglie la premenopausa, menopausa, postmenopausa e senescenza. A parte in ambulatorio ostetrico viene la donna superiore ai 45-55 anni e ci chiede o delle irregolarità mestruali o flussi maggiori rispetto all'adolescente, non so se sono in menopausa, tutti i dubbi che ogni donna si pone superiore all'età di 40 anni e ci dicono ma sono in menopausa, che cos'è? La menopausa non è una malattia, è un evento del tutto naturale che si verifica nella vita di ogni donna tra i 45 e i 55 anni. Si evidenzia con la scomparsa delle mestruazioni e dell'effetto di modificazioni che intervengono a livello dell'ovaria. L'esaurimento del patrimonio di genere uovo determina la perdita della capacità di avere figli e l'interruzione della produzione di ormoni sessuali. Progesterone e estrogeni che caratterizza l'età fertile. Quindi diciamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che la donna è in menopausa quando ha l'assenza della mestruazione superiore a 12 mesi. La riduzione della produzione ovarica di ormone è in genere un fenomeno graduale e i disturbi che possono accompagnarla si presentano già negli anni che precedono la cessazione delle mestruazioni e si chiamata premenopausa. A volte la donna ha la menopausa chirurgica, ovvero la menopausa si presenta in maniera improvvisa e così avviene anche quando le ovaie vengono rimosse chirurgicamente e perciò prende questo nome. Invece si parla di menopausa precoce quando si ha la cessazione della mestruazione prima dei 45 anni.
Invece una menopausa tardiva quando avviene all'età superiore di 55 anni. Invece con il termine climaterio viene comunemente usato per indicare il periodo che comprende dalla premenopausa ai primi anni del postmenopausa. Con un dosaggio dell'ormone follicolo stimolante, in quinta o in sesta giornata del ciclo, contando come primo il giorno di comparsa del flusso mestruale, può dirci se la menopausa è in arrivo. Nel periodo del climaterio, quel periodo come dicevo innanzi che va dalla premenopausa a alcuni anni postmenopausa, si hanno ovulazioni meno frequenti, fasi follicolari irregolari, diminuzione della produzione di estrogeni, irregolarità del ciclo, ovvero la donna può presentare cicli frequenti più di ogni 28 giorni, oppure un ritardo superiore a 80 giorni. E si ha la completa quiescenza del follicolo ovarico, quindi si passa da una menorrea alla totale gestazione superiore a 12 mesi, ovvero menopausa. La carenza ormonale che si stabilisce nell'organismo femminile può determinare una serie di conseguenze che possiamo avere effetti, sintomi a breve termine e sintomi a lungo termine. I sintomi a breve termine vediamo che la donna quando viene in ambulatorio, che lo stetica riferisce che presenta vampate di sudorazione, soprattutto quando è a casa che fa una faccenda di lavoro, oppure quando va a dormire nelle ore notturne, variazione dell'umore, infatti ci sono delle comprensioni nel rapporto di coppia, disturbi urogenitali, mal di testa, perdita di memoria, insonnia e alterazione del derma. Sintomi a lungo termine sono quei sintomi che purtroppo si hanno quando la donna non prende delle precauzioni durante il periodo della premenopausa, ovvero aterosclerosi, malattie cardiovascolari o osteoporosi. Ma andiamo ad analizzare ogni sintomo dando la motivazione e il segno clinico. Il sintomo a breve termine che la donna presenta, come dicevo poco fa, è una sudorazione. Tipica manifestazione della menopausa è proprio questo, ovvero una vampata di calore che consiste in una sensazione improvvisa, imprevedibile, di intenso calore al viso, corpo e petto. Di solito dura pochi minuti, ma può ripetersi più volte nel corso della stessa giornata. Spesso le vampate sono accompagnate con episodi di sudorazione e talvolta palpitazioni, mal di testa. Queste lampate di sudorazione avvengono soprattutto nelle ore notturne e infatti spesso portano a stati di insonnia. L'ostetrica nell'ambulatorio, quando effettua il counseling, alla donna consiglia in primis di svolgere un'attività fisica regolare perché migliora la circolazione e consente soprattutto di tollerare gli sbalzi di temperatura. Imparare a rilassarsi, come dicevano poco fa le mie colleghe, durante il travaglio di parto ci sono le metode di rilassarsi. E facciamo intorno un tuffo al passato delle donne che hanno partorito e riimpiegare nuovamente quelle metodiche della respirazione e rilassarsi in modo tale che si riduce l'intensità della vampata e se possibile anche trovare un posto tranquillo e fresco dove sedersi e sdraiarsi. Bisogna evitare il consumo di zuccheri, cioccolato, alcolici, caffè, tè o zuppe calde, privilegiare il consumo di agrumi e verdure fresche, assolutamente evitare il fumo perché può intensificare le vampate e la sudorazione, evitare i bagni caldi invece privilegiare le docce tiepide. Variazione dell'umore, la donna si presenta a volte con ansia, depressione, tensione nervosa, facilità al pianto o stanchezza, che purtroppo a volte non lo riconosce, o perlomeno se ha qualcuno accanto e glielo fa notare, lei si sente tipo in colpa e dice no, io sto bene, perché non accetta questi stati. Però non è dovuto a lei, la donna stessa che vuole trovarsi in queste condizioni, però è conseguenza della riduzione degli ormoni, estrogeno e progesterone. Ed è proprio questa la base dell'incomprensione della coppia. L'ostetrica consiglia alla donna di svolgere sempre attività fisica regolare, questo deve essere come un cassetto presente sempre, in tutti i giorni della nostra vita, perché 20-30 minuti al giorno di passeggiata a piedi oppure
oppure con la bicipienza vediamo che è migliore il tono dell'umore. E applicare sempre tecniche di rilassamento e respirazione, così combattere ansia e tensione, favorendo un senso di calma. Disturbo congenitale, questi fanno parte anche dei sintomi a breve termine, ovvero durante la menopausa si hanno delle modificazioni a carico dell'uretra. Che cos'è l'uretra? Detto così, per chi non ha studi scientifici, dice che cosa mi stai parlando? Come ho messo l'immagine qui nella slide, l'uretra è il condotto che porta l'urina dalla vescica all'esterno e della vescica, che può causare un aumento dello stimolo della frequenza a urinare perdite involontarie di urina oppure infezioni vescicali, ovvero cistite. Anche la vagina subisce modificazioni nella sua struttura, si assottiglia e si dislata, provocando bruciore e prurito durante la emissione, con frequenza maggiore di infezione vaginale, ovvero vaginite. Inoltre è più facile contrarre dolori durante i rapporti sessuali, sia per la perdita di elasticità delle pareti vaginali e sia per l'assenza di lubrificazione della vagina stessa. L'ostetrica consiglia di effettuare al giorno esercizi per rinforzare la muscolatura del basso ventre, ovvero contraendola rapidamente e consecutivamente per 15-20 volte al giorno, come per impedire la fuoriuscita di urina, oppure interrompere il flusso ogni volta che si urina. Bere molta acqua durante la giornata, almeno 1,5-2 litri, soprattutto se vi è presenza di cistite. Mantenere una regolare funzione intestinale, utilizzare un bagno schiuma e detergente a pH fisiologico, e se i rapporti sessuali con il partner sono dolorosi, bisogna aiutarsi con lubrificanti vaginali oppure impiegare sotto controllo medico ostetrico prodotti specifici per mantenere l'elasticità vaginale. La donna può presentarsi anche con mal di testa, perdita di memoria e insonnia. Le donne nel periodo della menopausa possono avere questa sintomatologia. Infatti in ambulatorio vengono, ci riferiscono frequenti cefalee ed è difficile capire se vi è un rapporto con la riduzione degli ormoni. Spesso questo disturbo si accompagna con la sensazione di stanchezza dovuta a succedersi anche durante la notte, con delle vampate di calore, con conseguenza stress, ansia e frequenti questa fase di vita. Vediamo che la migrana invece è probabilmente legata ai livelli ormonali. Nel periodo fertile spesso accompagna la mestruazione e dopo la menopausa può migliorare o peggiorare. Vediamo che un altro disturbo riferito di frequente è la riduzione di memoria, ed è importante che ogni donna si renda conto che non ha nulla a che fare con la demenza senile, ovvero col morbo di Alzheimer. La mancanza di ormoni e soprattutto la stanchezza e lo stress sono le cause principali di questo problema. Quindi la capacità di ricordare è anche legata a quanto la si esercita la memoria e la possibilità di concentrarsi sul giorno di domani. Il deficit di ormoni, progesterone e estrogeni è anche la base di questa difficoltà di prendere sonno e di dormire male. È facile comprendere come lo svegliarsi frequentemente a causa di vampate o necessità di urinare spesso durante la notte peggiorano la qualità del sonno. Dall'altra parte, col passare degli anni, la maggior parte delle persone necessita delle ore meno di sonno rispetto al neonato. Se questa non determina conseguenze, non è il caso di preoccuparsi. L'insonnia rappresenta un problema solo se è causa di malessere o stanchezza durante il giorno. L'ostetrica durante l'ambulatorio consiglia alla donna di dedicarsi ad attività che tengono allenata la memoria, ovvero studio, lettura e linguistica, utilizzare dei gruppi per ricordarsi le cose e ricordare gli oggetti sempre nello stesso posto, compilare anche l'elenco delle cose da fare. La donna può presentare anche l'alterazione del derma, come ho messo in immagine, vediamo una donna giovane all'età di 20 anni a confronto di una donna all'età di 50-60 anni. Ancora il calo degli estrogeni che si verifica in menopausa e in particolare alla riduzione del contenuto vincolato dei tessuti, la pelle si assottiglia, si disgrada e si accendono fenomeni di invecchiamento cutaneo. Compaiono
soltanto le prime rughe, le macchie e la pelle perde tono. Anche i capelli e le unghie sono coinvolti in questo processo di invecchiamento e diventano più fragili. Lo estetico consiglia alla donna sempre di bere acqua nel corso della giornata perché mantiene i tessuti ben idratati. Consumare alimenti ricchi di vitamine e sali minerali che sono utili per la salute di pelle, unghie e capelli. E mantenere la pelle idratata e pulita, però evitando detergenti troppo energici e usando creme e lozioni appropriate. Oltre ai sintomi a breve termine, come dicevo inizialmente, vi sono anche sintomi a lungo termine. In tal caso, la aterosclerosi o le malattie cardiovascolari. Durante la vita fertile, gli ormoni femminili svolgono un rilevante effetto protettivo sul rischio di aterosclerosi. E queste malattie sono molto più rare nell'uomo. Tale effetto protettivo viene perso dopo la menopausa, periodo nel quale la donna è destinata a passare circa metà della vita attiva. In realtà la patologia cardiovascolare interessa quasi la metà delle donne dopo la menopausa. La donna, quando diciamo questo in ambulatorio, dice: ma che cos'è questo aterosclerosi? Io vi ho messo anche un'immagine per farvi rendervi conto. In pratica questa aterosclerosi non è altro che un deposito di grassi nella parete delle arterie, ostacolando il flusso di sangue fino ad occludere completamente il vaso. Questo avviene quando a livello delle arterie cardiache si può sviluppare l'angina pectoris o l'infarto, quando avviene nei vasi del cervello si può verificare un ictus. L'ostetica consiglia alla donna di modificare le abitudini di vita, praticare un'attività regolare, ridurre il consumo di grassi nella dieta e perdere peso, se la donna si trova in sovrappeso ovviamente. Curare l'ipertensione arteriosa e il diabete quando sono presenti e soprattutto smettere di fumare. L'osteoporosi vediamo che rappresenta la causa più importante della menopausa. In seguito alla riduzione degli estrogeni, la qualità di osso che si forma è minore di quella che viene persa. Questa disarmonia provoca una riduzione della massa ossea con conseguente fragilità ossea e maggior rischio di fratture. Dopo 50 anni, quasi il 30% delle donne è colpito dall'osteoporosi e all'età di 80 anni il 50% delle donne ha subito già una frattura. Le fratture più frequenti sono quelle delle vertebre e del femore. Le conseguenze immediate sono rappresentate da deformazione, dolore e invalidità. Anche qui vi ho messo un'immagine dove rappresenta un osso normale con la differenza di un osso che ha sintomi di osteoporosi. L'ostetica consiglia alla donna di svolgere un'attività fisica regolare, preferire cibo e bevande ricche di calcio, soprattutto formaggio, yogurt e latte, facendo però sempre attenzione ai livelli di grassi presenti nel sangue. Scegliere cavoli, bietola, radicchio, frutta secca, legumi e acqua minerale, ricche di calcio e alimenti come il pesce ricchi di vitamina D. Utilizzare solo se necessario integratori dietetici sul consiglio del medico, ma mai sostituire gli integratori con gli alimenti assunti per bocca. La prevenzione dei disturbi neuropsicologici, instabilità emotiva, le modificazioni degli umori, gli stati d'ansia, depressione, fascia, affaticamento, insonnia, modificazioni del desiderio sessuale sono situazioni che possono manifestarsi in prematerio e dopo la menopausa. La presenza di questi disturbi viene messa in relazione anche con le modificazioni ormonali. In questo caso può essere utile modificare il proprio stile di vita, introducendo dei semplici accorgimenti che possono aiutare a risolvere il disagio psicologico, ovvero un'attività fisica regolare, tecniche di rilassamento e di detenzione, condividere i vostri problemi con i familiari o con un'amica che avete di fiducia, perciò non tenere mai un problema solo per sé e non condividerlo. Dedicatevi ad attività che vi spingono a mantenere allenata la memoria, studio, lettura e cercate di non dare troppo peso ai voti di memoria. Alimentazione in menopausa. Questo è un altro fattore che durante la menopausa la donna ci riferisce in ambulatorio quando viene per una visita. Vediamo che la riduzione degli estrogeni con la donna soggetta in menopausa è responsabile della tonificazione.
Il bilancio del calcio diventa negativo e il metabolismo corporeo rallenta con una conseguenza tendenza a ingrassare più facilmente, pur continuando ad alimentarsi con la stessa quantità di cibo di quando si era giovane. Una buona ed equilibrata alimentazione è il consiglio migliore durante la menopausa. Uno degli obiettivi principali è quello di ridurre il numero di calorie quotidiane, diminuendo l'apporto alimentare e allentando il consumo energetico con l'attività fisica. Qui ho messo una piramide alimentare in cui ci consiglia proprio il Ministero della Salute di privilegiare soprattutto l'attività fisica, acqua, frutta e ortaggi, 3-5 porzioni al giorno, cereali 3-5 porzioni al giorno, latte e yogurt durante la giornata, noci e semi, legumi a 5-4 porzioni settimanali, il pesce altrettanto, la carne 3 porzioni settimanali, formaggi 2 porzioni settimanali, le uova altrettanto. Bisogna i condimenti di rullo al minimo e utilizzare probabilmente l'olio di oliva fatto soprattutto in casa. Dolci e snack bisogna consumare al minimo. L'attività fisica in menopausa vediamo che è importante per i suoi benefici nella prevenzione delle malattie cardiocircolatorie e dell'osteoporosi, per migliorare il tono dell'umore grazie alle endorfine prodotte dal cervello e per arginare il naturale aumento di peso collegato alla menopausa. Altri esercizi a corpo libero possono essere fatti in casa, soprattutto al fine di mantenere eretta ed elastica la colonna vertebrale. L'esercizio più semplice ed economico consiste nell'eseguire ogni giorno lunghe camminate di almeno 20-30 minuti con scarpe comode e al passo spedito. E a questo si possono aggiungere 2-3 volte alla settimana altri esercizi, soprattutto aerobici, correre, andare in bicicletta, parlare. La donna durante il counseling con l'ostetica a volte ci suggerisce pure che si ha diminuzione del desiderio sessuale. Infatti molti studi scientifici hanno dimostrato che con il cambiamento ormonale della menopausa il desiderio sessuale delle donne diminuisce, anche se studi e interviste effettuate confermano che le donne rimangono ancora soddisfatte del loro rapporto con il partner, anche successivamente allo stato della menopausa. Inoltre vi è anche un aumento della difficoltà nel praticare l'attività sessuale, si dimostra disparo di muri, il dolore vaginale quando si tenta una penetrazione, disgormia o è più giorno per il rapporto sessuale. Il pavimento pelvico, durante la menopausa vediamo che si evidenzia un maggiore carico per vari fattori, modificazioni di clima corporale e evoluzione cronica delle lacrime, della gravidanza e parto, coesistenza di patologie sistemiche come stipsi, bronchite cronica, interferenze sulla pressione addominale e modifiche del peso corporeo. Nelle pazienti in post-menopausa aumentano spesso episodi di tipo o reproduttivo, riferendo soprattutto con l'archibiotenesimo e disuria. Il venire meglio della funzione di sostegno può tradursi in vari gradi di prolasso a carico di uno o più dei 3 compartimenti anatomici, vescica, vagina, uretro, utero, scusate, e letto. La donna in menopausa, in presenza di questi sintomi, dovrà rivolgersi al consultorio o dal ginecologo di fiducia per essere trattata con terapia sostitutiva ormonale, fitoterapici, piante medicinali e derivati a scopo preventivo e curativo. Concludo con un breve racconto, una breve frase che ho trovato in un libro Luna Rossa sul sito web, in cui questo piccolo pensiero dell'autore lo dedica alle donne proprio in menopausa. Il modo in cui la donna vede il futuro senza il ciclo dipende da come è trascorso la sua vita mestruale. Per molte donne la fine del ciclo rappresenta la fine della fase orientata verso i bisogni degli altri e l'inizio di un periodo in cui di vivere più per se stesse. Il rito di passaggio della menopausa permette alla donna di accettare il suo passato e il dolore per la sua perdita e di focalizzarsi sulla nuova percezione della vita. Le permette anche di sentire la fine di una parte della sua vita e l'inizio di una nuova. Grazie a tutti. Ringraziamo Domenica per la relazione che ci ha
ci ha presentato sulla menopausa, che comunque è un altro argomento che le donne oggi comunque ne risentono perché non hanno nessuna informazione e quindi nessuno le ha dato mai le risposte. Come le dicevo, le ostetriche ci sono, quindi avvicinate come consultori, quindi cerchiamo di assieme di risolvere le problematiche. Noi per questa sera abbiamo finito con le relazioni, sperando che comunque siamo stati capaci a dare qualche, che vi rimanga qualche nozione più in testa. Se avete qualche domanda da dare o da chiedere a tutte le relatrici, noi siamo qua. Se non ci sono, di là abbiamo un bel buffet, ci avviciniamo. C'è qualche cosa? Ah, è fuori programma allora. C'è qualcosina? La collega, vediamo. Noi ostetriche vogliamo fare gli auguri a tutte le donne con un testo di gravidanza positivo, a tutte le donne che portano in grembo un bambino, auguri a tutte le donne che stanno partorendo in questa giornata, auguri a tutte le mamme che abbiamo assistito, alle mamme qui presenti e chiaramente alle nostre meravigliose mamme che ci hanno dato la vita. Un ringraziamento speciale va alla nostra Presidente. Paola, ci sarebbero mille motivi per ringraziarti, per la tua professionalità, per la tua disponibilità, per la tua grinta, per l'amore e la passione che hai per la nostra professione e che riesci a trasmetterci. Grazie, perché non sei soltanto la nostra Presidente o una collega, ma una mamma. Che ci prende per mano, ci accompagna e ci aiuta a non mollare mai. Il nostro è il lavoro più bello del mondo, ma è anche duro e difficile. A volte ci scoraggiamo, ma basta parlare con te per riaccendere in noi mille scintille che ci permettono di intraprendere nuove strade. Sei il nostro esempio. Grazie perché ogni giorno addestri piccole guerriere a non fare le ostetriche, ma ad essere ostetriche. Grazie Presidente. Lavoro e con tanta fatica, vi dico, non mi sono emozionata, però queste quattro parole mi hanno mandato in testa. Vi ringrazio. Paola, ci sarebbe un'altra cosa da dire? Siamo con Paola Infortuna, ostetrica e presidente Collegio Ostetriche della provincia di Reggio Calabria. Oggi si è tenuta la giornata internazionale dell'ostetica e ha fatto da padrona lo slogan l'ostetica per la donna più che mai. Eh sì, questo è lo slogan mondiale che proprio l'OMS e anche la Federazione Confinational ha dedicato all'ostetrica. Ogni anno il 5 maggio si festeggia la giornata dell'ostetrica. Noi come collegio abbiamo organizzato 3 eventi distribuiti sul territorio della nostra provincia. Il giorno 5 l'abbiamo eseguito a Locri, giorno 7 nella parte della Tirrenica a Rizzigoni, oggi nell'area grecanica. Quindi abbiamo cercato di uscire fuori come ostetrica, quindi andare proprio vicino alla cittadinanza e spiegare proprio quelle che sono le competenze dell'ostetrica, le competenze dell'ostetrica consultoriale e anche ospedaliera. La figura professionale dell'ostetica è un punto di riferimento nella gravidanza e soprattutto nel parto fisiologico.
E anche dopo il parto la donna ormai che esce, ha una dimissione precoce, entro 48 ore giustamente rientra a casa nell'ambiente familiare, da lì ecco che parte il consultorio. A Melito c'è un consultorio H12 dove è gestito dalle ostetriche e quindi che prende cura proprio dei bisogni della donna al momento che arriva a casa. I bisogni della donna quali sono? Quelli di essere coccolata, di essere sostenuta e di sostenere l'allattamento. Quali sono le competenze dell'ostetrica? Le competenze oggi come oggi sono molteplici, ha una competenza tecnica, una competenza scientifica, una competenza assistenziale. Tutto questo nell'arco dell'intera vita della donna, dall'adolescenza alla donna fertile, alla donna in gravidanza e anche alla donna in menopausa. E nel corso del convegno si è parlato che le ostetriche sono presenti in diversi settori, come quello sanitario, riabilitativo e anche preventivo. Allora, qui nel nostro territorio possiamo dire che c'è una grossa pecca, perché in effetti la nostra provincia di Reggio ne ha 7 consultori e solo Melito ha le ostetriche, quindi 6 consultori a Reggio sono prive di questa figura, quindi pensi un po' la popolazione quindi no, che non può usufruire di quella che è la competenza dell'ostetrica, quindi da dare veramente tutta quell'assistenza che ne ha bisogno, anche perché il consultorio che cos'è? È un servizio gratuito all'utenza, noi paghiamo le tasse e come tale la popolazione deve avere i servizi.